Pančev qui alla conclusione dopo un paio di minuti e successivamente in gol. È il sesto cross dalla tre quarti di Berti. Il macedone sta che anticipa Di Sarno. È la prima rete in campionato dell'ex Scarfadoro. Match che sembra in discesa per l'Inter. Di Agostini imbecca Shalimov, pallonetto poco efficace. Balbo si fa notare con questa punizione a fil di montante. L'Inter perde Bianchi che dopo lo stacco in caduta distende male la gamba sinistra. Stiramento. Viene rilevato successivamente da Angelo Orlando. Nerazzurri in calo, ma l'Udinese non sfrutta le potenzialità del duo Branca-Balbo. Contropiede interista, protagonisti Pančev, Sosa che scodella per Berti, colpo di testa e fuori di poco. Inter che insiste, 38esimo cross di De Agostini, la torre di Pančev sul pallone d'anticipo di Berti, toccato da Dell'Anno, calcio di rigore anche per Collina. Dal dischetto trasforma Ruben Sosa, 2-0, quinto centro consecutivo in campionato per l'uruguaiano. L'Udinese presta il fianco alle rapide manovre nerazzurre, taglia il campo Sosa, Shalimov indirizza poi centralmente, Di Sarno si oppone con bravura. Ripresa con il polacco Ciakowski per Pellegrini, poi Pančev indirizza ad Orlando, cerca la battuta a rete, ci ripensa, Pančev è smarcato, questa è la sua conclusione. Fontolan rileva Sosa e Desideri fa valere la legge dell'ex, con questo raso a terra al ventesimo che trova impreparato Abad. Inter che appassisce là davanti, Fontolan rifinisce così dopo l'assist di Shalimov. L'Udinese ha il merito di crederci sino in fondo, ottenendo al quarantesimo un pareggio che giustifica una ripresa giocata con estrema determinazione. Balbo è in posizione regolare quando Branca cerca la conclusione. Battistini devia verso l'argentino che non fallisce davanti ad Abad.